sono il comandante nave Vespucci, capitano di vascello Luigi Romagnoli. Sono comandante di questa unità della Marina Militare dal 12 settembre di quest'anno, del 2022. E ci troviamo adesso nella timoniera di poppa, che è la timoniera che viene utilizzata quando la nave va a vela, e siamo proprio nella zona di poppa della nave proprio perché da qui si ha una migliore visibilità di quelle che sono lo stato delle vele per la regolazione. Questo è il timone completamente meccanico della nave, un timone diciamo classico, ha quattro ruote e viene, le ruote vengono su cui agiscono otto persone, quindi quattro proprie persone, due per ruota. Questa è la nave più antica della Marina Militare, come già sappiamo, ha 91 anni, e il valore aggiunto di questa nave è, io l'ho sempre ho pensato che sia la lentezza, perché ogni attività viene fatta a mano da tante persone, ogni cosa, dalla manovra alla messa a mare dell'imbarcazione, al recupero delle imbarcazioni, è molto lento perché è molto attento e fatto unicamente con la forza delle braccia. L'aspetto invece tecnologico è legato al fatto che comunque tutti i sistemi di navigazione sono avanzati, sono all'ultimo livello, quindi all'ultimo grido. Quindi c'è questo particolare connubio tra lentezza, quindi tra antichità, tra 91 anni di età, tra il fatto di mantenere tradizioni per insegnare alle giovani generazioni l'andare per mare, le nuove generazioni di ufficiali ma anche di uomini e donne di mare, andare per mare, e dall'altra parte l'aspetto tecnologico legato alla sicurezza della navigazione e alla precisione della navigazione. Io sono il guardia marina Aurora Esposito, sono qui a bordo di nave Vespucci da circa 6 mesi. A breve diventerò l'ufficiale di rotta di questa nave. Il mio compito è quello di consigliare il comandante nella scelta delle rotte, dandogli il mio parere su quelle che sono, su quelli che sono i percorsi migliori da seguire in base alle condizioni meteo che ci sono nel tratto di mare dove andremo. Ci troviamo in questo momento nella zona centrale della nave. Dietro di me vedete il motto, non chi comincia ma quel che persevera. Ogni nave della Marina ha un proprio motto, c'è cioè una frase che la identifica. Nel nostro caso io credo che questa frase sia molto indicativa dell'attività che viene svolta a bordo. La mia decisione di entrare in Forza Armata è iniziata quando ero molto giovane. Essendo di Napoli vedevo i ragazzi della Scuola Militare Nunziatella, i ragazzi dell'Accademia Aeronautica che uscivano, li vedevo sempre in divisa. E a un certo punto sono stata curiosa e ho chiesto a mio padre, che è carabiniere, di spiegarmi cosa facessero questi ragazzi. E mio padre mi ha spiegato questo percorso di studi, sia della scuola militare sia poi dell'accademia. Infatti io ho frequentato anche la scuola militare, poi sono entrata in accademia perché mi è venuta la passione vedendo questi ragazzi per strada. E ho deciso poi di continuare perché mi è piaciuto il percorso di studi e l'attività lavorativa successiva. Sono il sottotenente di vascello Messini Federico e sono l'ufficiale di rotta di nave Amerigo Vespucci. Sono imbarcato qui da 4 anni e ogni giorno per me è un'emozione vivere e lavorare a bordo di questo magnifico velero. Durante il nostro periodo di navigazione ho avuto l'onore, la fortuna di poter navigare in tantissime parti del mondo, dall'Europa all'Africa a tutto il Mediterraneo, ma in particolar modo l'amore che noi riscontriamo più forte, più accattivante, è quello che deriva dagli italiani, specialmente quando noi ci troviamo a navigare, a veleggiare lungo le coste del nostro paese. Beh, l'affetto che si crea nei nostri confronti è un qualcosa di unico. Immaginatevi di vedere in lontananza comunque il Vespucci di giorno completamente invelato passare lungo le coste, oppure di notte con il tricolore acceso. Beh, l'effetto è ovviamente stupefacente. In particolar modo la nave più bella del mondo, come è stata definita dagli americani negli anni 70, unita ad una delle città più belle del mondo come Venezia, beh, questo connubio è un qualcosa di fantastico. Il nave Vespucci sarà aperta al pubblico, è aperta al pubblico fino a questo venerdì, per i prossimi comunque 3-4 giorni,
e ci aspettano migliaia di persone, ma comunque tutti riusciranno a vedere nave Vespucci. È un orgoglio per tutti noi, è un orgoglio per il nostro paese ed è un orgoglio poter dire di essere a bordo della nave più bella del mondo e di dire: io sono italiano e questa è anche un po' la mia nave.